Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia. Grazie a voi e pace da colui che era e che viene. Dai sette spiriti che sono davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il fedele testimone, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ama e che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue e ci ha fatti essere un regno e sacerdote all'Iddio e Padre suo. Lode Gesù Cristo. A lui siano la gloria, l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. Lode Gesù Cristo. Dio vuole rinnovare dentro di noi. Oggi, ora, vuole rinnovare ognuno di noi. Nella mente, nei pensieri, vuole compiere una rivoluzione, vuole, se noi glielo permettiamo, egli vuole compiere questa grande trasformazione, questa grande rigenerazione, ci vuole rigenerare. Nella mente. Perché la sede dello spirito e la mente vuole cambiare il nostro spirito. Egli lo promette in Ezechiele, dice: io toglierò, dice, il vecchio cuore di pietra, metterò un cuore di carne e cambierò il loro spirito. Vuole rinnovare, ci vuole dare il suo spirito. Quello che egli ha guadagnato sulla croce per noi. E il suo spirito vuole abitare dentro di noi con i pensieri di Cristo. Vedi? Vuole cacciare dentro di noi tutto ciò che non appartiene a lui. Che lo spirito di Dio ha i pensieri di Dio, ha i pensieri di Cristo dentro di noi. I pensieri di Dio. Lode Gesù Cristo. Gli vogliamo permettere questa sera che lo Spirito di Dio possa cacciare i vecchi pensieri, i concetti, quelli che si sono elevati nel rapporto con Dio e ci condizionano. Io, concetti significa pensieri, insegnamenti. Questa mattina abbiamo parlato del lievito dei farisei. Dice Gesù che un poco di lievito fa lievitare tutta la pasta. Quindi dobbiamo togliere davanti a lui ogni insegnamento. Va via. Ogni condizionamento, ogni visione. E dobbiamo sottomettere il nostro cuore, la nostra vita, la nostra mente a lui. Solo così può rinnovare. Tu vuoi tenere i vecchi pensieri, quei pensieri che ti schiavizzano, che ti portano all'oppressione, alla depressione, all'odio, all'invidia, alla gelosia, alla maldicenza, al sospetto di male, al giudizio. Chi lo vuole? Vuole che se ne vanno questi pensieri. Chi vuole essere liberato? Rigenerato. Amen. Io lo voglio, Signore. Rigenera, Signore. Entra, vieni, invitalo, digli di venire questa sera a rinnovare la tua mente. Egli vuole rinnovare, rigenerare. Vuole mettere i suoi pensieri, i pensieri di Dio. Lode Gesù Cristo.
ha bisogno della nostra collaborazione, noi abbiamo bisogno di Lui, ma Lui per fare l'opera, Egli la vuole compiere attraverso di noi, e se noi diciamo no, passerà ad altri. Tu, se tu gli dici no, passerà un altro, passerà un'altra sorella, un altro fratello, ma egli compirà l'opera sua su questa terra, in questo luogo, in questo... Lo compirà, il Signore lo compirà, quello che lui deve compiere. E se non sei tu, sarà un altro. Io dico, Signore, io voglio stare nel tuo progetto. Rinnovami. Toglimi tutti... tutto ciò che mi condiziona, tutti i pregiudizi, tutti. Lode Gesù Cristo. Io ringrazio il Signore che molti me li ha tolti, molti. Signore, toglimi anche quelli di cui non ne sono cosciente, io, perché ci sono delle convinzioni che fanno parte di ognuno e che ne è così convinto, anche quelli che a te non piacciono, Signore, via. Lode Gesù Cristo. Io voglio acquisire la mente di Cristo. Se tu acquisisci la mente di Cristo, significa che lo Spirito di Dio, quello che il Signore ha acquistato sulla croce per noi, che ci rinnova. Lode Gesù Cristo. Ecco, e Giovanni ha la visione di come il Signore egli tornerà, dice, del suo ritorno, la visione del suo ritorno. Egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero. E tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, che era e che viene, l'Onnipotente. Lode Gesù Cristo. Egli viene, Gesù viene. Gesù sta tornando, egli sta preparando il suo popolo alla sua venuta. Ci sta preparando a udire la sua voce. Alleluia. Gesù sta tornando. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 13. Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Il non credere toglie la speranza. Chi non crede non ha speranza e cammina camminando come non avendo una meta. Per noi la speranza è verità, perché Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Lode Gesù Cristo. È una speranza vera e noi lo viviamo. Viviamo in mezzo a noi questa speranza. La stiamo vivendo. Quando stiamo insieme alla sua presenza, veniamo toccati. Egli mette pace, mette gioia, mette libertà, liberandoci dai pensieri, dalle oppressioni, dai cattivi pensieri. Dice: affinché non siate contristati come quelli che non hanno speranza.
Signore ci vuole fare conoscere le cose, Dio si vuole rivelare, Egli vuole rivelare ad ognuno di noi, perché Egli si vuole rivelare in maniera personale. C'è una conoscenza, ma c'è la rivelazione personale del Signore. E chi fa questa esperienza non può essere ingannato, non può essere alterato, riconosce l'opera di Dio, riconosce la voce del pastore, del sommo pastore, riconosce la voce di Dio. Lode Gesù Cristo. Dice poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Ora, quanto ai tempi, ai momenti, fratelli, non avete bisogno che io ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Lode Gesù Cristo. Vedi, nei figli di Dio, queste parole che abbiamo ascoltato, questa scrittura, mette gioia. In coloro che hanno la speranza nel Signore c'è gioia. In coloro che non credono, in coloro che non hanno speranza, mette tristezza, perché non hanno la speranza del futuro, del futuro con Gesù, della vita eterna. Lode Gesù Cristo. Io prego che ognuno di noi questa sera possa avere la rivelazione della vita eterna, la rivelazione della venuta del Signore. Signore, io ti prego, Padre, questa sera vogliamo, Padre, che ognuno possa ricevere la rivelazione, Padre. Rivelati a loro. Fatti conoscere, Signore. Fagli intendere qual è la vera volontà tua, Signore. Qual è il tuo desiderio e la tua visione per noi, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Qual è la vera? Qual è la visione di Dio? Egli ci vuole proiettare nella vita e vuole farci camminare nella vita. Quando finite, poi continua. Lode Gesù Cristo. Egli ci vuole proiettare nella vita, togliendoci dal potere delle tenebre, dalle forze dell'oscurità che sono sulla terra. Io ogni volta che mi incontro con persone che non conoscono, la prima cosa che mi dicono, ma come mai il Signore non poteva impedire? Io gli rispondo, vedi che il Signore è venuto e ha portato il regno della luce, il regno di Dio sulla terra, il potere sovrannaturale è nel suo regno e ci sta invitando a viverlo, e la sua promessa è l'eternità in un corpo nuovo, perché questo è un corpo toccato dal peccato, che durerà per tutti
come è durato per i nostri fratelli per un tempo. Ma egli ci promette il corpo di risurrezione, quel corpo che lui ha ricevuto in premio, che ha ottenuto lui, lo darà anche a noi. Lode Gesù Cristo, un corpo nuovo, risorto per ognuno. Alleluia, liberandoci dal potere della morte, completamente. Ti pare poco? Lo so, la mente umana non riesce a comprendere queste cose. Prova ad aprire il tuo cuore. Prova a liberare la mente da tutti i pensieri, da tutta la conoscenza, dai ragionamenti. Via, togli tutto, azzera tutto questa sera, azzera. Azzera tutto, perché il Signore ti vuole rivelare la sua venuta. Vuole rivelare ad ognuno quello che noi dobbiamo fare. Come l'ha rivelata a me? Come lo sta facendo, come ha detto quel fratello, il pastore che è venuto a trovarci qualche settimana fa, dice che in alcuni paesi il Signore stesso, lo Spirito Santo che sta convertendo le anime, si alzano dal sonno e cercano e vanno a cercare i servi di Dio per essere battezzati. Lode Gesù Cristo, perché il Signore sta chiamando il suo popolo da tutti i lati della terra, e questa sera sta chiamando anche a noi a fare la sua volontà, a camminare nel suo indirizzo, a lasciare tutto ciò che è il potere delle tenebre. Che cos'è il potere delle tenebre? Il potere delle tenebre sono i pensieri negativi, fanno parte del potere delle tenebre. Le spiritualità negative vengono dal potere dell'oscurità che sono su questa terra. L'odio, la gelosia, l'invidia, l'adulterio, l'egoismo. Lode Gesù Cristo. Sono tutte cose contrarie al regno di Dio. Gesù è venuto e ha compiuto l'azione più grande, altruistica più grande, ha dato la sua vita. Ci ha mostrato che il più grande altruista della storia non è questo, quello, quell'altro che vediamo in televisione. Il più grande altruista è Gesù Cristo. Lode Gesù Cristo. E vuole trasformare le nostre menti, i nostri pensieri, liberandoci dal potere delle tenebre. E il potere delle tenebre sono fuori e dentro. Fuori e dentro le anime, dentro attraverso i legami, i pensieri, le convinzioni. Fanno parte del potere dell'oscurità. E il Signore è venuto per vincere ogni tenebra. Lode Gesù Cristo. Per vincere ogni pensiero che schiavizza, che fa parte delle tenebre. Egli vuole rigenerare questa sera, ti vuole liberare dalla critica, dal giudizio, dalla gelosia, dall'invidia. Dice, ma come? Come è possibile? Basta che tu apri il tuo cuore. Apri il cuore e invidalo questa sera. Invida questa parola che stai ricevendo. Ritienila. Signore dice, regna dentro di me. Regna. Egli regna se la parola, le sue parole regnano dentro di noi. E le sue parole, sai che cosa compiono dentro? Una rivoluzione. È egli stesso che ci convince in quanto al peccato. Io dico, Signore, tu mi hai convinto del peccato. Non è la sorella che mi ha detto non devi fare questo, non devi fare quello. È lo Spirito Santo, la parola di Dio,
che è dentro di noi che ci convince. Lode Gesù Cristo. Tutte queste promesse sono per noi, non per noi. Il Signore stesso, per, con potente grido. E io voglio sentire questo grido. La voce, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio. Lo voglio sentire. Matteo dice, quando sentirete, qualcuno vi dirà, eccole, è là, è qua, è venuto. Non ci andate, non ci credete. Perché ognuno di noi sentirà. Chi deve sentire, sentirà. Chi è addestrato, sentirà. Chi è abituato ad ubbidire, sentirà. Chi ha il, sente il richiamo di Dio, sente il richiamo dell'adunanza, dell'adunamento dei santi. Questa sera c'è l'adunamento dei santi, sente questo bisogno. Quelli lo sentiranno. Questo desiderio di stare alla sua presenza. Vedi? Io desidero stare alla sua presenza, perché la sua presenza è dolce. Sai cosa dà la sua presenza? Dolcezza, temperanza, grazia. Proprio egli dà, trasmette. Sai cosa avviene? Trasmette nello spirito a ognuno pace, gioia, temperanza, dolcezza. Toglie ogni sospetto. Ma quelli guardano. Lode Gesù Cristo. Togli, rigenera i pensieri, toglie tutto. Dice, ma come, io avevo sospetti, non ho sospetti più, non penso più male. Lode Gesù Cristo. Compie una rivoluzione. La vera rivoluzione è quando un'anima viene convinta dal Signore. Io mi ricordo sempre con il pastore Gilberto, lo avevo accompagnato in un viaggio missionario e ci fu una sorella, un fratello, che ci raccontò una storia, no? Che era stato tradito dal fratello più intimo. E noi eravamo ospiti a casa sua e disse, fratello, io ho pregato il Signore. Il Signore mi ha parlato dentro e mi ha detto che egli mi farà giustizia. Egli sarà il mio vendicatore. Dice, sai qual è la più grande della vendetta che Dio può fare? È che il tuo nemico, dice, si converta. Lode Gesù Cristo. E io ho chiesto, dice, la vendetta di Dio, non la vendetta quella dell'uomo, che dice che il mio nemico si converta. Lode Gesù Cristo. E io questa sera voglio chiedere che tutti coloro che si sono comportati da nemici, che hanno fatto azione da nemico, si possano convertire. Signore, questa è la tua vendetta, noi chiediamo, Signore, l'intervento tuo, Signore, la tua vendetta per noi, che il nemico si converta. Lode Gesù Cristo. Dice, questa è la più grande della vendetta. Uno si aspetta, dice, quella è la vendetta più grande. Ora dice, chissà quale film esce. La vendetta di Dio è la conversione. Un cuore che si convince, che cambia, e che cambia in maniera soprannaturale, perché lo Spirito Santo lo convince. Lode Gesù Cristo.
Dice, ora quanto ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che io ve ne scriva. Noi lo sappiamo che quando Egli tornerà è come un ladro nella notte. Noi dobbiamo essere pronti, svegli, addestrati a fare la sua volontà. Lode a Gesù Cristo. Io voglio pregare che il Signore possa convincere che noi ci possiamo fidarci così tanto della parola che noi cambiamo e che diventiamo più zelanti nell'opera sua. Lode Gesù Cristo. Perché il Signore vuole compiere questa rivoluzione dentro di noi, vuole rigenerarci, vuole fare di te un'anima nuova, rinnovata. Lode Gesù Cristo. Ci vuole rinnovare nello spirito, nell'anima e nel corpo, anche nel corpo. Noi dobbiamo osare a chiedere, noi dobbiamo chiedere al Signore, perché il Signore vuole rispondere, vuole intervenire. Lode Gesù Cristo. Egli sta tornando, quindi motivo ancora di più per rientrare nel suo progetto, nel progetto divino di Dio, nel progetto di vita. Lode Gesù Cristo. Perché la nostra lotta non è contro carne e sangue, non è contro l'uomo, è contro le forze della malvagità. Io questa sera sentivo la televisione accesa che parlavano di morte, di fantasmi, di spiritualità negativa. E negli ultimi tempi sto sentendo questo collegamento spirituale col mondo dei morti, che assolutamente vuole contaminare, vuole portare la popolazione a legarsi, ad avere legami con i morti. E noi sappiamo dalle scritture che questi legami contaminano, sono dei legami che contaminano l'uomo e che alterano il rapporto con Dio. Io ero uno che era abituato ad andare tutte le settimane insieme la mia famiglia al cimitero. Io ho perso il papà, avevo appena 13 anni. Anch'io pensavo nell'ignoranza che con i morti forse si poteva parlare. Poi ho scoperto che c'è il vivente, Gesù Cristo. L'Iddio del cielo, della terra e di ogni cosa, che è con noi, che è colui che risponde, che interviene, che vuole intervenire. Noi non abbiamo bisogno di parlare con i morti, non abbiamo bisogno di invocare gli spiriti dei morti. C'è una cultura, un pensiero che è trasversale, che sta passando attraverso i mass media, la televisione, il cinema, un'influenza che vuole distruggere, contaminando, toccando i cuori dei giovani, poi. I giovani che si legano a queste cose, hanno dei legami, hanno particolari. Lode Gesù Cristo. Noi dobbiamo legarci al Signore. Lui è il nostro Dio. Noi non dobbiamo invocare nessun altro, se non Lui nel nostro bisogno. Ed Egli interverrà, interviene, vuole intervenire. Lode Gesù Cristo. Io ho visto miracoli, eh? Noi abbiamo visto miracoli in quest'opera. Lode Gesù Cristo. Signore,
continua ad operare in mezzo a noi, Padre. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Il problema è, ma tu ci credi? Cioè, il problema è, poi, il soprannaturale di Dio, no? Il vivere. Io vedo, no, che quando ci incontriamo con i fratelli, quando stiamo insieme, avviene qualcosa di miracoloso, di soprannaturale. Sono quelle cose che tu provi e che non puoi provare in altri luoghi. Non puoi provare guardandoti lo smartphone, internet, computer, facendo la spesa, andando a vederti una partita. Lo puoi assaporare solo nel Signore. Lode Gesù Cristo. Io ieri ero con... siete tutti invitati, ma con i fratelli con cui ci fermiamo il sabato, no? In maniera volontaria. Qualcuno mi è mancato, ultimamente mi sta mancando qualcuno, perché ritiene che è meglio fare altro. Però eravamo nella pace, nella gioia, è vero o no? Cioè, dico, ma queste cose, Anthony, come ti sentivi ieri? È vero, una meraviglia. Cioè, ma non ci sono soldi, denaro a comprare queste cose. E non è che tu li trovi in una trattoria, tu li trovi nella comunione fraterna, perché abita lo Spirito Santo. Quando noi, in maniera deliberata, no? Senza costrizione, senza... tu lo desideri, tu vedi che vivi il regno di Dio. Cioè, a spiegare certe cose è difficile, fratelli. Ci vogliono bravi oratori. Io non è che sono un bravo oratore. Ci vuole uno bravo a descrivere, a fare. E come dire, no? Descrivere un bel piatto di spaghetti fumanti, no? Come diceva il pastore Gilberto. È una cosa descriverlo, è una cosa provarlo. O no? E la comunione è così. Quando tu la vivi, si apre il cuore, si aprono le vene dello spirito, il cuore pulsa. Avviene, è vero? Cati, è vero, vero? Ci purifica dai pensieri, dalle oppressioni, ci purifica dalle cose negative, dalle cose che ti deprimono. Questo mondo è pieno, vieni. Appena ti lasci un pochettino il Signore, oppressione, a perdere. Lode Gesù Cristo. Quindi io chiamo i fratelli che sono abituato a vedere, perché quando non li vedo, ma per affetto, non per amore, no? Quando ti manca qualcuno, che fai? O no? È lo Spirito Santo, vedi, questo è l'amore di Dio. Sai qual è l'amore di Dio? Che il Signore ha gioia. Sai cosa Gesù ha detto ai discepoli? Ho grandemente desiderato questo momento. E qual era questo momento? Di stare insieme. Ed era nella Santa Cena. Ah, dice, ho grandemente desiderato questo momento. Egli ha dei momenti che gradisce molto. Momenti di comunione, di condivisione, no? Condividiamo lo stesso pane, lo stesso cibo, è un momento nello spirito che c'è una condivisione, no? E c'è lo Spirito di Dio che viene condiviso. Lode Gesù Cristo. Questo tu lo trovi nel regno di Dio. Lode Gesù Cristo. Siete tutti invitati, tutti. E io so che il Signore provvederà. Pure se veniamo tutti, dice qualcuno, dice, no, questo, non ti preoccupare che Dio provvede. Dio provvede. Io ho questa fede che il Signore interviene sempre, perché Egli ama che noi stiamo insieme. Quei momenti, lode Gesù Cristo. E formazione cristiana. Cristoterapia. La cristoterapia è una terapia
che vivifica, fortifica, ci rende forti nell'amore, per amare, per perdonare, per avere misericordia. E affinché noi abbiamo misericordia, cioè noi stessi viene usata misericordia e perdono. Lode Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Signore, ti voglio presentare.